Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il mondo della televisione italiana è stato agitato il 2 settembre con il ritorno di vari programmi dalla pausa estiva e le nuove entrate. In particolare Federica Panicucci e Francesco Vecchi con Mattino 5 sono stati i primi a fare il loro ritorno, registrando un 18,6% di share nella prima parte e un 18% nella seconda, superando di poco Uno Mattina Estate della RAI rimasto al 17,9%. D'altra parte, Mirta Merlino, nonostante un grande ritorno con uno studio rinnovato, non è riuscita a fare molto contro Estate in diretta, perdendo parecchi punti percentuali. Nel dettaglio, Pomeriggio 5 ha ottenuto un 14,94% di share nella fase iniziale, il 12,44% nella seconda e il 10,75% nei saluti finali, con meno di 1 milione di telespettatori dall'inizio della trasmissione. Nel frattempo, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini si sono mantenuti forti, attirando 1.376.000 spettatori con il 18,67% di share nella prima parte e 1.459.000 spettatori con il 18,31% nella seconda. Non bisogna dimenticare il buon inizio di Stefano De Martino, una novità nei programmi televisivi. L'esordio di Stefano De Martino nel programma Affari Tuoi è stato molto ben accolto dal pubblico, con ben 4.407.000 spettatori, pari a una quota di mercato del 24,9%. Sull'altra rete invece Paperissima Sprint su Canale 5 ha attirato solo 2.285.000 spettatori, con uno share del 12,85%. Le dichiarazioni di De Martino prima dell'inizio. La decisione di iniziare il 2 settembre credo sia in linea con la necessità di assestare il programma. Quando ci sono dei cambiamenti nella conduzione, c'è bisogno di un periodo di avvio. Era appropriato iniziare presto per attivare le dinamiche e accogliere gli italiani al loro ritorno dalle vacanze. Il mio obiettivo è che Rai 1 rimanga la scelta principale per gli italiani. Il contesto televisivo è diverso e ci sarà una nuova ripartizione di pubblico. Amadeus non aveva un concorrente diretto come Striscia, e in aggiunta ci sarà anche la 7, rendendo il panorama molto competitivo. Il nostro obiettivo è essere i primi in questo nuovo contesto e vedremo cosa significa in termini numerici. Mirta Merlino offre il suo commento su Pomeriggio 5. Mi sono appropriata dello show, ecco perché. Stefano De Martino fa i conti